Mi dice, ma è sicuro? Io sono sicuro che saremo ancora lì. Sapete perché sono sicuro? Perché ho troppa stima dell'intelligenza degli italiani per pensare che ci siano in giro così tanti coglioni che possano votare facendo il proprio disinteresse. Linguaggio rozzo ma efficace. Piomba a sorpresa l'epiteto tra gli applausi della platea dei commercianti che da quasi due ore ascolta un po' distratta il discorso quasi tutto letto da un afono presidente del Consiglio. Aspettano 10 minuti le agenzie prima di mandare in rete quella frase forte. Vogliono essere sicure che abbia detto proprio quella parola con la C, incisa anche sui nastri. Immediate le reazioni, ma anche le precisazioni. In quella frase c'era ironia. La sinistra, come al solito, manipola le mie parole. Si difende così Berlusconi. Io ho negato, non affermato, che gli italiani possano meritare quella definizione. Definizione, chiarisce anche Bonaiuti, usata da Fassino e riportata sull'Unità del 29 marzo. Insomma, non accetta quelle che chiama manovre scorrette Berlusconi. E allora che dire di Prodi, che definisce delinquenza politica la nostra opera di governo? È la sinistra che mi fa paura, insiste il Presidente del Consiglio, con quella filosofia del togliere al ceto medio per dare agli operai. Se Prodi andrà al governo, riempirà l'Italia di tasse, vi impoverirà tutti, dice rivolto ai commercianti. Lui invece le tasse le vuole togliere e senza quella parola con la C sarebbe stato il promesso taglio dell'ICE, ancora oggi il tema, lanciato nel confronto TV di ieri. Lo faremo già il prossimo anno, aveva insistito stamattina Berlusconi. Presidente, ma questi ICE... L'ICE è una sciocchezza perché sono 2,5 miliardi il massimo e che quindi sono facilissimamente reperibili, sono come un punto di cuneo fiscale. I sindaci però si arrabbieranno. Ci non si arrabbiano per niente perché da un lato hanno il recupero del 30% degli incrementi delle imposte personali che riusciranno ad ottenere con gli accertamenti e dall'altro ci saranno trasferimenti dallo Stato centrale. Senta, ma secondo... Quindi sono tutte storie, si arrabbieranno, fanno finta di arrabbiarsi i sindaci della sinistra. Senta, ma...